Buongiorno, mi chiamo Donatella Cungi, sono socia dello studio Tofoletto De Luca Tamaio, è uno studio che fa solo ed esclusivamente, si occupa di diritto del lavoro e io sono una jus laborista. Lo studio si è posto il problema qualche tempo fa di accompagnare e di assistere le aziende in nuove frontiere, nuovi servizi, tra cui quello del welfare. E io in particolare ho cercato di comprire questo servizio al 100%, dando anche un'assistenza alle aziende interessate sull'area fiscale, oltre che su quella giuslavoristica. Quindi abbiamo potuto in questo modo assistere clienti molto importanti e clienti più piccoli e aziende più piccole, fornendo al 360 gradi l'assistenza, compresa la presentazione di alcune piattaforme del sistema di welfare. Oggi volevo semplicemente portare però all'attenzione un caso di grande successo, piccolo come numero di persone, ma di grande soddisfazione anche per noi che lo abbiamo realizzato, che è quello del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, un'istituzione molto ben conosciuta qui in città e che ha deciso di dare ai propri dipendenti qualcosa in più della semplice remunerazione, fissa o variabile che fosse, dare anche dei servizi, occuparsi del well-being e del wellness dei dipendenti attraverso il welfare. Ed è stato così che abbiamo potuto offrire un sistema di remunerazione indiretto, chiamiamolo in questo modo, che ha aumentato l'accountability del museo, dell'azienda nei confronti dei dipendenti e l'engagement, la loyalty, il trust, tutte parole inglesi che però portano a una sola conclusione, che è quella della grande soddisfazione reciproca del datore di lavoro e del lavoratore.